Anatomia. Apparato cardiocircolatorio. Configurazione interna del cuore. In questa lezione analizzeremo come sono fatti all'interno gli atri e i ventricoli, ossia le quattro cavità che compongono il cuore e che qui potete vedere in sezione. Come potete osservare, qui il cuore è stato tagliato secondo un piano longitudinale al suo asse maggiore. Pertanto possiamo ottenere questa figura in cui si osservano tutte e quattro le camere cardiache. La prima cosa che deve saltare all'occhio è il fatto che le camere cardiache siano separate tra loro in modo diverso. Il cuore destro e il cuore sinistro sono separati in maniera netta, c'è cioè un setto interatriale. A livello degli atri, come dice il nome stesso, e c'è un setto interventricolare. Questi setti non sono mai interrotti, sono dei setti che non devono interrompersi. In realtà esiste un fenomeno per cui circa il 25% della popolazione ha una minima interruzione a livello del setto interatriale, ma ne parleremo dopo. La separazione tra atri e ventricoli, invece, è più labile, se vogliamo, ed è costituita da valvole. Valvole che presentano dei lembi, la cui funzione è quella di chiudersi durante la sistole ventricolare in modo da evitare il reflusso del sangue negli atri. E cominciamo quindi a parlare dell'atrio destro. Come si può osservare anche dall'esterno, l'atrio destro si compone di due porzioni. Una posteriore, o meglio postero inferiore, che è detta seno delle vene cave, in cui la vena cava superiore si unisce con la vena cava inferiore a formare un unico seno. In cui si raccoglie il sangue. E poi c'è una porzione atriale propriamente detta che è quella antero-superiore. Internamente queste due parti sono comunque divise, in quanto esistono dei segni per distinguerle. Innanzitutto va detto che la parte del seno delle vene cave presenta una superficie liscia, mentre nella parte anteriore sono presenti delle sporgenze, delle trabecole che danno un aspetto accidentato alla superficie. Inoltre, a limitare il seno delle vene cave rispetto al resto della porzione dell'atrio, c'è una cresta, chiamata cresta terminale, che corrisponde al solco terminale visibile sulla superficie esterna, ossia il punto di demarcazione del seno delle vene cave, appunto. La demarcazione tra le due aree è così netta perché hanno un'origine embrionale diversa. Infatti, l'abbozzo che forma il seno delle vene cave si unisce solo in seguito all'abbozzo che forma l'atrio. Nel seno delle vene cave possiamo osservare una struttura interessante, che è l'ostio della vena cava inferiore, la quale presenta una valvola rudimentale chiamata valvola di Eustachio, probabilmente un meccanismo non troppo efficace per evitare il reflusso sanguigno. Al davanti della valvola di Eustachio è presente un altro piccolo orifizio con anch'esso una piccola valvola rudimentale. Si tratta dell'orificio di sbocco del seno coronario, cioè la grossa vena che raccoglie tutto il sangue refluo dal cuore e che, come vediamo, si rimette nell'atrio destro. La rudimentale valvola che lo copre si chiama valvola di Tebesio ed è anch'essa una valvola incompleta. Dopo aver descritto il seno delle vene cave, possiamo passare a descrivere la porzione atriale dell'atrio destro. Innanzitutto l'intero atrio destro può essere assimilato alla forma di un cubo, quindi con all'incirca sei facce, alcune sono molto sfumate al loro passaggio. Cosa osserviamo nel resto dell'atrio destro? Innanzitutto vediamo che la parete laterale è rugosa ma non presenta grosse strutture. La parete inferiore e parte della parete anteriore dell'atrio sono Mancanti per la presenza della grossa valvola tricuspide che separa l'atrio destro dal ventricolo destro. La parete anteriore dell'atrio destro si protende in avanti a formare l'auricola destra che avvolge l'emergenza della ascendente. Infine, sulla parete mediale dell'atrio destro è presente una piccola incisura, appena visibile qui, chiamata fossa ovale. La fossa ovale non è nient'altro che il residuo di una comunicazione interetriale esistente durante la vita fetale, che si chiama foro di botallo. Il forame ovale si occlude normalmente alla nascita, tuttavia in alcuni soggetti questo può non accadere, ad esempio il 25% della popolazione generale ha il forame ovale non completamente chiuso. Tuttavia nella maggior parte di queste persone non dà problemi, in quanto si tratta di una comunicazione veramente piccola. Quando invece il forame ovale pervio si manifesta vuol dire che il difetto interatriale che è rimasto è molto più grande. Nei soggetti normali, la fossa ovale non è un forame, è un assottigliamento del setto interatriale, ma non è mai pervio. Ci si potrebbe chiedere qual è l'utilità di una comunicazione interatriale nella vita fetale. Sommariamente questo foro serve affinché il sangue nel feto arriva solo a livello di circolazione venosa possa passare nella parte sinistra del cuore e dare inizio alla circolazione arteriosa. Prima di parlare del ventricolo destro osserviamo la valvola tricuspide. Si tratta di una valvola che presenta, come dice il nome stesso, tre lembi che chiamiamo molto semplicemente anteriore, posteriore e mediale. Il ventricolo destro presenta per i lembi della valvola delle solide basi di ancoraggio che sono costituite dai muscoli papillari, queste escrescenze che potete qui notare meglio. Grazie ai muscoli papillari, infatti, la valvola si ancora nel ventricolo e quando il ventricolo si contrae, questo impedisce che la valvola si apra al contrario negli atri e che il sangue refluisca. Ma parliamo ora della struttura vera e propria del ventricolo destro. Anche il ventricolo destro presenta una parte rugosa o recettiva che è quella in cui il sangue proveniente dall'atrio cade non appena si aprono le valvole, e una parte liscia, quella infundibolare, che va a formare il cono d'emergenza del tronco polmonare. Il limite tra queste due parti è dato da una serie di strutture, molto importanti dal punto di vista anatomico per la separazione. Si tratta di una prima struttura detta cresta sovraventricolare, che si continua in una seconda struttura detta trabecola setto marginale, e prosegue in basso fino al più grande dei muscoli papillari che è il muscolo papillare anteriore sul quale si agganciano le corte tendine del lembo anteriore della valvola tricospide. Queste tre strutture formano quindi una incompleta divisione tra la parte recettiva rugosa e la parte infundibolare che invece è liscia. La parte infundibolare ha la forma di un cono e termina nel formare l'orifizio dell'arteria o tronco polmonare. Il tronco polmonare presenta a livello del suo orifizio una valvola questa volta un po' diversa da quelle che vediamo a livello atrioventricolare. Si tratta infatti di una valvola semilunare che presenta tre cuspidi che chiamiamo anteriore, destra e sinistra. Queste tre cuspidi sono incavate verso il tronco polmonare, sono sporgenti verso il ventricolo. Presentano inoltre un anello fibroso con cui si ancorano al cono d'emergenza del ventricolo destro e al centro, nel punto in cui vengono a contatto, presentano un nodulo chiamato nodulo di Morgagni, che facilmente nell'anziano può calcificare. Il tronco polmonare, in corrispondenza delle tre cuspidi della valvola, forma tre rigonfiamenti chiamati seni di valsalva. Un ultimo discorso da fare sul ventricolo destro riguarda la parte rugosa. Le trabecole carnee presenti nella parte rugosa infatti non sono tutte uguali, ma vengono classificate secondo tre ordini, e così abbiamo le trabecole di terzo ordine che non sono nient'altro che dei sollevamenti dell'endocardio. Poi abbiamo le trabecole di secondo ordine, come la trabecola setto marginale, che sono attaccate alla parete cardiaca solo al loro inizio e alla loro fine e hanno quindi la forma di un ponte. Infine abbiamo le trabecole di primo ordine che corrispondono ai muscoli papillari. Che sono attaccate alla parete cardiaca solo per un'estremità, mentre all'altra si attaccano le corde tendine delle valvole. E passiamo ora a parlare dell'atrio sinistro. L'atrio sinistro è una struttura più semplice rispetto all'atrio destro. Innanzitutto ne condivide la parete mediale. Presenta anch'esso una piccola depressione sulla faccia mediale contornata da un residuo di valvola chiamata plica semilunare. Per il resto, esso è diviso in due parti, un po' come l'atrio destro, ma in maniera meno evidente. C'è una parte posteriore che è il seno delle vene polmonari che ha un aspetto quasi piatto e dove le quattro vene polmonari si giungono senza possedere valvole di ingresso. Presenta poi una porzione anteriore, propriamente detta atriale, nella quale possiamo osservare sulla faccia antero-inferiore la valvola mitrale, che presenta solamente due cuspidi. E lungo la parete anteriore possiamo osservare come va a formarsi un allungamento della cavità che costituisce l'auricola sinistra, che abbraccia la fuoriuscita dal ventricolo destro del tronco polmonare. Il ventricolo sinistro presenta una struttura abbastanza simile a quella del ventricolo destro in quanto anch'esso è diviso in una porzione recettiva, subito sotto la valvola, e una porzione infundibolare che forma il cono d'emergenza, questa volta dell'arteria aorta. Nella porzione recettiva troviamo delle trabecole carne molto simili a quelle del ventricolo destro e troviamo due muscoli papillari, uno anteriore e uno posteriore, che ricevono le corde dei due lembi della mitrale, i quali sono chiamati semplicemente lembo anteriore e lembo posteriore. Come la tricuspide, anche la mitrale presenta un ostio fibroso con cui si ancora alla giunzione atrioventricolare. Il cono d'emergenza culmina nell'orifizio dell'arteria aorta. Anche qui possiamo osservare una valvola composta da tre cuspidi semilunari che è in tutto e per tutto simile a quella che si osserva per il tronco polmonare e che presenta anche i rigonfiamenti centrali delle tre cuspidi che però questa volta si chiamano noduli di aranzio. Un'ultima nota va al setto interventricolare, la cui composizione muscolare e fibrosa può essere facilmente notata in questa sezione. La parte inferiore del setto infatti è muscolare, mentre la primissima parte è costituita da un setto fibroso che vedremo meglio nel prossimo video. Il setto fibroso, come potete vedere, è molto piccolo, tuttavia è estremamente importante in quanto dà aggancio alle fibre muscolari che costituiscono il setto muscolare. Questo video è stato girato con Anatomy Learning, un'interessante web app, il cui link lo trovate in descrizione.